farà una donna, una flautista di fama internazionale, Vilma Campitelli, nata a Lanciano, a ricevere il 20 settembre prossimo al Teatro Fenaroli il premio Frentano d'Oro, ambito riconoscimento conferito annualmente dall'omonima associazione culturale presieduta da Stefano Graziani a chi, nato nella Frentania, ha dato lustro e prestigio alla sua terra d'origine, in patria e nel mondo. Quest'anno il Frentano d'Oro festeggia i 25 anni e la conferenza stampa si è aperta ricordando il compianto Ennio De Benedictis che istituì il premio. Presenti il giornalista Mario Giancristofaro, coordinatore del Frentano d'Oro, il sindaco Filippo Paolini, l'assessore alla cultura Danilo Ranieri e Manuela De Benedictis, figlia di Ennio. Ogni ritorno a Lanciano significa ritrovare quella parte autentica di me stessa, ha detto la premiata, da sempre sostenitrice delle donne nel campo della composizione di ogni epoca e nazione, e che intende dedicare il premio alle persone invisibili, cioè alle musiciste che non compaiono mai nei libri di storia. A Vilma Campitelli il Frentano d'Oro edizione 2024. Lei vive per la musica, però ha qualcos'altro nel cuore, Lanciano. Sì, è un premio che mi sento onorata di ricevere, è un premio della città, ma anche un premio dedicato alle donne, a tutte le donne, a tutte le persone invisibili, tutte le persone che per via di tante ragioni, per via di una ragione economica, di mentalità e di tanto altro, e che queste donne non sono mai venute fuori per la loro arte e per le loro composizioni. In realtà ho svolto una ricerca molto importante sulle compositrici e ho realizzato un volume unico al mondo che sta girando il mondo nelle tante istituzioni, uno strumento importante per le future generazioni dove trovare nomi di donne e da poter estrapolare poi i loro spartiti e poi poter essere eseguiti nei pubblici concerti. Stefano Graziani, quest'anno il premio va ad una donna, ad una grande donna. Veramente una grande donna, abbiamo fatto una selezione estremamente di coscienza accurata e siamo arrivati a questa nomina della garante della 25esima edizione con un sentimento che io definirei di serenità.